Vi chiedo di imparare ad ascoltare perché nella capacità dell'ascolto c'è la radice della pace. È l'esortazione rivolta da Papa Francesco a quanti si sono radunati in piazza San Pietro per la recita dell'Angelus, commentando l'episodio evangelico di Luca dedicato a Marta e Maria che accolgono Gesù nella propria casa in modi profondamente diversi. Il pontefice ha sottolineato che l'ospite non va semplicemente servito, nutrito, accudito in ogni maniera. Occorre infatti soprattutto che sia ascoltato, accolto come persona, con la sua storia, con il suo cuore ricco di sentimenti e di pensieri. Oggi, purtroppo, ha constatato Papa Bergoglio, si sta quasi perdendo la capacità di ascoltare, di accogliere, di trovare tempo per le persone che ci stanno vicine o che hanno semplicemente bisogno di una mano tesa, come se le persone fossero di pietra. Così intesa la ospitalità, che è una delle opere di misericordia, appare veramente come una virtù umana e cristiana. Una virtù che nel mondo di oggi rischia di essere trascurata. Infatti, si moltiplicano le casse di ricovero e gli ospizi, ma non sempre in questi ambienti si pratica una reale ospitalità. Si dà vita a varie istituzioni che provvedono a molte forme di malattia, di solitudine, di emarginazione, ma diminuisce la probabilità per chi è straniero, emarginato, escluso, di trovare qualcuno disposto a ascoltarlo. Perché è straniero, profugo, migrante, ascoltare quella dolorosa storia? Oggi siamo talmente pressi con frenesia da tanti problemi, alcuni dei quali non importanti, e manchiamo della capacità di ascolto. Siamo indaffarati continuamente. E così non abbiamo tempo per ascoltare.